è successo di nuovo? Ti metti a sedere tutto contento perché ti sei deciso a continuare quel gioco che avevi sospeso tempo fa, ma ti accorgi che l'avevi cancellato per fare spazio a quell'altro gioco che adesso è finito. Quindi ti metti a scaricarlo, ma un messaggio di errore ti dice che non hai abbastanza spazio, perché nel frattempo hai scaricato tante altre cosine. E quindi ti metti lì a misurare i singoli giochi perché comunque non vuoi cancellare tutto. E anche se lo facessi dovresti aspettare ore prima di giocarci, e quindi ti innervosisci e spengi tutto. E la tua giornata è completamente rovinata e sono solo le 10 di mattina. Vuoi la soluzione? È arrivato il momento di installare un SSD nella tua PlayStation 5. Super ciao ragazzi miei e bentornati sul mio canale per un video molto atteso, ovvero una guida molto pratica, molto comoda, molto bellina, spero, su come installare un SSD nella vostra PlayStation 5. E in particolare parliamo di un certo dissipatore molto interessante da abbinare a questa SSD, che adesso vi andrò ad illustrare. Come sapete, da qualche mese la PS5 è stata aggiornata e adesso è possibile inserire un SSD M2 al suo interno per aumentarne la capacità di immagazzinamento dei videogiochi. Queste SSD devono essere per forza M2 ad alte prestazioni, ovvero con una velocità di trasferimento fra i 6.000 e 7.000 megabyte al secondo. Io ad esempio ho scelto questa Western Digital Black da 1 tera, e ho scelto Western Digital perché è una marca con cui mi sono sempre trovato bene. In descrizione vi metto alcuni modelli perfettamente compatibili di diverse marche, cioè Western Digital, Samsung, Seagate, tante marche ci sono. Mi sono sempre trovato bene con Western Digital, è una marca che sinceramente considero fra le migliori del mondo, se non la migliore del mondo. Cosa importantissima da tener conto quando andremo a mettere l'SSD della nostra PS5 è l'acquisto di un dissipatore, ovvero queste SSD non possono essere prese e infilate nella PS5 nude e crude, ma hanno bisogno che gli venga attaccato anche un dissipatore. Il dissipatore è importantissimo perché queste SSD scaldano un sacco. Non vi azzardate a montare l'SSD senza dissipatore perché lo rovinate, probabilmente vi si brucerà. Di dissipatori ce ne sono tanti tipi che vanno ad attaccarsi sopra l'SSD, che poi inserisci nel vano e vai a coprire con l'apposito tappino, però io ne ho trovato uno che sinceramente mi è sembrato molto più interessante di tutte le altre soluzioni, ed è questo dissipatorino di Sabrent, disegnato apposta per la PlayStation 5. Ragazzi, questa non è una sponsorizzazione, io ve lo consiglio perché mi sembra un bel prodotto. Praticamente cosa fa questo dissipatore? In realtà va a sostituirsi al tappino che andrebbe messo a chiusura del vano di alloggiamento dell'SSD. Adesso lo vedremo. Andiamo a prendere la PS5 e iniziamo questo smontaggio incredibile. A voi il filmato. No, non devo fare tutto io, va bene, niente. Non c'è. Allora, prima di tutto, prima di fare questa operazione di prendere la PS5, staccare tutti i cavi, tutte qua, lavatevi le mani, perché non volete sporcare la vostra PS5 con le vostre ditacce unte di grasse sporche, perché è bianca e ci resta le ditate. Andatevi a lavare le mani, poi staccate i cavi, ma attenzione, cosa ancora più importante di lavarsi le mani, che è importante, aggiornate la PS5 prima di fare questo lavoro, assicuratevi di avere l'ultima versione del firmware. Procediamo staccando questo cavo, stacchiamo USB, cavo HD, pianino, senza distruggere niente. Ecco, lo mettiamo dietro e leviamo anche il cavo di alimentazione. Ecco, oh, ci siamo? Perfetto. PS5, eccola qua, madonna com'è sporca. Vabbè, guarda quanto è piccola, ce l'abbiamo, la mettiamo qui da parte e andiamo a fare l'unboxing di questa memoria SSD. Non ho preso il taglierino, tanto c'ho l'unghie potenti, invece adopero il cacciavite perché tanto è uguale, fa lo stesso. E allora andiamo ad aprire, tiriamo fuori. Ed ecco qua, in tutta la sua magnificenza, l'SSD non è altro che questo cosino piccolo. Madonna com'è piccolo, è bellissimo. Eccolo qui, guarda che bello. È la prima volta che mi ritrovo a maneggiare un M2, devo dire la verità, e è veramente piccola. Questa adesso la andremo a inserire qui, nello No! Aia, bellino. Andiamo ad aprire il dissipatore, altrettanto importante, non quanto, no, in realtà è importante anche qui. È più importante la memoria o il dissipatore? Ma io direi non c'è memoria senza dissipatore, non c'è dissipatore, basta. Io devo sempre dire le cazzate. Oh, lo devo spaccare, non la voglio spaccare. Oh, eccolo, guarda. C'è anche il cacciavite apposito. Guarda, eccolo qua. Questo è il nostro dissipatore tappino,
tappo dissipante, non so come si potrebbe chiamare. Ecco, vedi, se ti guardi, è effettivamente ha la stessa forma del tappino, ma è anche dissipatore. E l'attacchi lì, cloc. Questa cosa bianca cos'è? È una roba che servirà a fare aderenza sopra l'SSD in modo da trasferire senza problemi il calore dall'SSD alla superficie del dissipatore. Possiamo procedere con l'apertura della PS5 e lì sarà un problema. Prima di procedere alla distruzione di tutto, bisogna prendere un panno, eccolo qua, e lo mettiamo sul tavolo, perché non vogliamo graffiare la PS5. Prendiamo la PS5 e la si stende. Dobbiamo togliere il questo. Per togliere questo ci vorrebbe, ecco, lo strumento di precisione per togliere la vite. Funzionato? Quanto deve girare? Sta girando tantissimo. Perfetto, fa danno qui. Mamma mia, che troiaio questa. Mettiamola. Olè. Iniziamo con le cose complicate. Dobbiamo prendere la PS5 e girarla così. Dobbiamo far sì che il lettore sia sopra. Il vano dove si inserisce l'SSD è sopra. Allora, questo momento è delicato. So già che sarà un disastro. Bisogna tirare la parte qui. Bisogna tirare su, tenere fermo con la mano qua, tirare su e fare un senso rotato. Io ho paura. Ma perché? Perché? Aspetta, proviamo a fare forza. Porca puttana. Ho paura di spaccarlo. No, vi ho paura. Devo leggere tutorial su YouTube. Once your PS5 is in front of the cover. No, è questo. Dice che va tirato così, verso di noi e in su. Non è vero. Ma porca puttana, ma che cazzo ha pensato? E io guardavo video e dicevo, ah, questo non sanno fa niente. Invece no. Ti prego, paura mi lasci tutto. Dai ragazzi, io non posso spaccare la PS5 per fare sta cosa. Ma porca, si spacca. Come si fa? È assurdo. Che ho fatto? Un po' mi si è graffiata però, eh. Se non altro è plastica molto resistente, mi sembra. Non mi sembra una roba che si possa spaccare, insomma. Più che altro bisogna stare attenti che si graffia. C'è un po' di polvere. Boh, voi le cose le dovete tenere bene. Allora, ora mi vedete solo le mani perché non si può fare altrimenti. Prendiamo il nostro kit con dissipatore e SSD e li mettiamo qua. Prendiamo il cacciavite che è incluso col dissipatore e andiamo a togliere questa piccola vitina. La togliamo pianino, un gira. Perché ci hanno messo sto cacciavite se non ce la fa? Non è abbastanza grosso sto cacciavite? No, via, bisogna usare. Allora, non usate il cacciavite in dotazione perché è troppo piccolino. Usiamo un cacciavite un po' più. Questo dovrebbe andare bene. Sì. Mettiamo la punta nel cacciavite. Se volete, in descrizione vi metto anche il mio kit di 150 milioni di cacciaviti. È bellissimo perché te fai così, lo metti giù, poi pigi così e si rizzano tutti i cacciaviti. Che bello. Allora, vediamo se qui ci si fa. Apri. Oh, vedi, questo è venuto subito. Il cacciavite che hanno messo col dissipatore è un po' troppo debolino. Andiamo a tirare su questa linguetta. Vediamo se con l'unghia. Ecco, perfetto, con l'unghia si riesce. Perfetto. Olè. Ecco, questo è il famoso vano dell'SSD. Il nostro dissipatore, come vedete, ha la stessa forma del tappino di copertura del vano. Andrà praticamente a sostituire il tappino. Questo non buttatelo via, lo mettiamo da parte. Mi vedete? Ciao, sono qui, sono io, eh. Non sono le mani di Neil, il grande artista, sono io. Qui c'è una vitina. Questa vitina va tolta perché tiene fermo il sostegno che servirà poi a tenere in posizione l'SSD. Prendiamo il cacciavite, tiriamo fuori la vitina. Così, ecco, vedi, il cacciavite è anche magnetico, quindi se la porta via tranquillamente. E col cacciavite cerchiamo di tirar fuori anche la rondellina, perfetto. La prendiamo e la mettiamo da parte. Ora andiamo a prendere la nostra SSD. Allora, dobbiamo inserirla nel contatto. C'è un contattino, vedi che sull'SSD c'è un intacco. Bisogna andare a metterlo in corrispondenza del dentino che corrisponde all'intacco, ecco così. E lo facciamo scattare. Ecco, tac, visto. Adesso dobbiamo prendere il distanziatorino di prima, l'anellino, e lo mettiamo sotto in corrispondenza del buchino dove arriva, così, al quarto buco praticamente. Ora rimetto la telecamera a posto e metto la vite. Riprendiamo la vite di prima che era nel buchino qui e col cacciavite la andiamo ad avvitare qui sopra la rondellina. Perfetto, ora resta da mettere il dissipatore. Ora, per il dissipatore in realtà è abbastanza semplice. Togliamo questa pellicolina protettiva,
e molto probabilmente qui è adesivo, esatto, e lo andiamo a inserire così a incastro. Vedi che c'è un, vedi che c'è una tacchettina qua, e lo andiamo a inserire qui esattamente dove era fissato il tappino originale, e basta, niente, sì va perfettamente ad aderire. Perfetto, vedi? È segno che l'adesivo ha preso sulla memoria. Vedi? Si stacca un po', però è chiaro che c'è qualcosa che lo tiene incollato. Quindi effettivamente arriva a toccare la memoria. Perfetto, mettiamo la vite, avvitiamo e basta. Chiuso. Perfetto, basta. Finito. Spolveriamo anche. Se tutto è andato bene, lo scopriremo solo accendendola adesso. Bello, molto carino, molto bene. Ora non ci resta che chiudere di nuovo la PS5 e sperare di non aver combinato un disastro. Io non credo, dai, bisogna provare. Se non si prova non si saprà mai. A modino così. Penso che adesso basti semplicemente spingere. Oh, vedi. Vediamo un po'. Sembra ci stia. La cover è in posizione, perfetto. Adesso non resta che riattaccarla e vedere cosa abbiamo combinato. Metta a posto. Paura. Basta. Però attenzione, mi stavo scordando la base, la basetta. La stavo rimettendo a posto senza la sua cavolo di base. Che troiaio. No, è bellissima. Si gira, si capovolge. Mette così. E si avvita. Poi si gira, ole, tac! Bene, la PS5 è ricollegata, ho attaccato tutti i cavi. Adesso accendiamo. Si è accesa. Ci dovrebbe far installare la scheda. Perfetto. Per usare l'SSD M2 devi formattarla. Se formatti la M2, tutti i dati, va bene, ok, perfetto. Quindi funziona, l'ha vista. Formatta SSD. La velocità di lettura dell'SSD M2 è indicata di seguito, eccola qui, perfetto, 6500, ovviamente non sono mai numeri fissi questi qui, è puramente indicativo questo numero. L'SSD è ora formattata, per modificare il percorso di installazione dei giochi va a impostazioni, memoria chiesa e percorso di installazione, perfetto. Costruzione database, sì, sta partendo tutto senza problemi mi sembra. Perfetto. Memoria di archiviazione, vediamo cosa succede. Qui vediamo che abbiamo lo spazio dell'SSD integrata. Memoria di archiviazione, questa qua da 1 TB, perfetto. Va bene ragazzi, sembra proprio che ce l'abbiamo fatta. Trovate in descrizione tutti i link sia dell'SSD che del dissipatore. Vi ci metto anche i cacciaviti perché questo qui fa molto comodo per fare questi lavorini. Se vi dovesse interessare un unboxino di una vecchia PS1 in condizioni pari al nuovo, vi metto qui il video e ve lo potete andare a vedere. Vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto e super ciao ragazzi miei, alla prossima!